Lucrezia, io vorrei proprio partire da te, vorrei che mi raccontassi un po' l'esperienza che stai vivendo nel campo della leadership, insomma, rappresentate l'Europa, siete stati a Washington, che esperienza è stata? Sì, sono andati a Washington una meno settimana perché noi siamo andati in tanti uffici tutte le mattine a lavorare. A leadership abbiamo fatto anche il nostro lavoro di leadership è importante per noi perché noi siamo campioni perché siamo andati a tutti gli uffici tutte le mattine perché abbiamo fatto lavoro per leadership così a Cobrale con i nostri nuovi amici perché noi siamo stati molto bene a Washington, siamo andati a Casa Bianca abbiamo visto più in alto, Torre Bianco. Poi dopo siamo andati la serata a tempo libero e siamo andati a fare shopping. Poi abbiamo fatto tante cose e mangiare niente perché non posso parlare di quello perché siamo andati molto tempo, siamo andati a fare shopping, ho preso le maglie, i capelli e tutto bello fuori senza genitore perché a casa che rompe non ho niente, però sono contenta di andare a Washington. Abbiamo preso un sacco l'aereo per tornare a Washington. È molto bello. Ho conosciuto i nuovi amici, non posso dire i nomi perché è il nostro segreto, quindi non posso fare di quello, però è molto bella l'esperienza a Washington. Bellissima esperienza, sì, nessuno di noi se lo aspettava, anche perché in realtà l'incontro non doveva essere a Washington, ma doveva essere ad Abu Dhabi e poi è stato cambiato, diciamo, nell'ultimo periodo. E soprattutto scoprire a novembre di essere prese nel Consiglio Mondiale è stata per noi un'esperienza bellissima, perché capiamo di avere comunque un compito molto importante, rappresentare comunque il nostro continente, è un onore per noi, siamo molto contente. Dall'esperienza di leadership a Eunice, Cinzia, ci racconti la vostra attività? Abbracciate tantissimi sport e varie località della Liguria. Sì, esattamente. Eunice è un team di sport unificato di Albisola, sport unificato Special Olympics. Quindi noi organizziamo attività sportiva per atleti con e senza disabilità intellettiva e questo è appunto il cuore dello sport unificato, quindi persone con diverse abilità che stanno insieme per fare sport. I nostri sport sono tantissimi, abbiamo il nuoto, la pallavolo, il beach volley, calcio, basket, ginnastica artistica e ritmica, corsa con racchette da neve, sicuramente me ne dimenticherò qualcuno, ma insomma abbiamo la danza sportiva, abbiamo un corso di musical e quindi le possibilità, c'è veramente qualcosa per tutti, per persone anche di tutte le età. La cosa bella appunto delle nostre attività sportive è proprio vedere persone, ragazzi, giovani, anche molto spesso familiari, quindi genitori o familiari di atleti che fanno sport e stare tutti insieme.